di esserci sempre, la Polizia di Stato ha celebrato anche ad Arezzo il 172esimo anniversario dalla fondazione. Ha deciso di farlo nel cuore della città, al Teatro Petrarca, per condividere con tutta la cittadinanza la ricorrenza. Vogliamo lavorare per la gente, insieme alla gente. Il nostro motto è esserci sempre e soprattutto lavorare per assicurare una serenità che in questi tempi così dolorosi si è un po' persa. Facciamo del tutto per essere vicini ai cittadini e chiediamo ai cittadini tanta tanta collaborazione, ma ormai mi considero una aretina adottata e posso dire che questi riscontri li stiamo avendo. Una giornata anche per tracciare un bilancio della polizia nella provincia di Arezzo. Un anno operativo intenso, complessivamente sono arrivate alla sala operativa 17.632 chiamate di emergenza e sono stati effettuati 3.166 interventi, 88 gli arresti, 978 le denunce, 58 poi le segnalazioni di assuntori di stupefacenti. E a proposito di droga, ne sono stati sequestrati oltre 57 kg, 27 nelle ultime ore lungo il tratto aretino dell'autostrada del Sole da parte della polizia stradale. Arezzo è una città baricentrica, che intendo per baricentrica? Si trova in una collocazione geografica che è quella della A1, in cui praticamente è molto semplice entrare in Arezzo con un basista su Arezzo e poi uscire e perdersi nei meandri dell'autostrada in maniera molto facile. Noi facciamo molto affidamento sulle telecamere, soprattutto quelle con lettura targhe. Forte anche l'impegno nel contrasto alla violenza di genere, 24 provvedimenti di ammonimento per stalking emessi. La violenza di genere, abbiamo fatto un altro passo in avanti, invitiamo tutti a denunciare, abbiamo inaugurato una sala d'ascolto insieme a Soro Optimist, che è un modo per far sentire a proprio agio le vittime oggetto di violenza. Presenti infine anche quest'anno alle celebrazioni gli studenti aretini, sul palco del Petrarca i ragazzi del liceo coreutico. Abbiamo scelto gli studenti perché non ci sono soltanto cose negative, insomma abbiamo degli studenti bellissimi ad Arezzo e ne hanno dato ampia dimostrazione.